Buongiorno a tutti voi, cari amici, come state? Allora, finalmente ci troviamo per un nuovo interattivo. Come vedete, ho cambiato la location perché entriamo nel clima natalizio e quindi ho pensato alle stelle di Natale, che sono, diciamo, il fiore che è un po' l'emblema, no? Che si usa, insomma, a Natale. Dunque, che dire? Allora, intanto ringrazio tutte le persone che mi seguono, tutti quelli che guardano i miei video, che per una volta hanno guardato i miei video, insomma anche tutte le persone che magari fanno anche qualche critica, perché le critiche servono a migliorarsi, insomma tutti quanti, anche quelli che non si iscrivono, perché l'iscrizione è gratis, ma magari qualcuno preferisce comunque non iscriversi. Non è obbligatorio iscriversi, però insomma, se vi iscrivete date un contributo al canale, alla crescita del canale, anche perché, come vi dico, non costa nulla e a me può essere utile per far conoscere sempre di più il mio canale. Benissimo, voi sapete che sul mio canale trovate tante playlist, ci sono parecchi argomenti che tratto, però ovviamente l'argomento, diciamo, più dove trovate più video è proprio quello dei tarocchi. Benissimo, oggi voglio fare un interattivo come si deve, ogni tanto ci provo a trovare il tempo per farlo, tra l'altro oggi è sabato, con questo titolo: mi rivelerà che cosa? Allora, vediamo la persona del nostro cuore, che cosa ci dirà, quali saranno le rivelazioni che ci farà. Quindi ovviamente nel momento che la rivedremo, che la sentiremo, ci dirà questo qualcosa, no? Magari un qualcosa che noi da tempo vogliamo sentire. Vediamo che cosa ci rivelerà. Io ho preparato due varianti: abbiamo la candelina dorata e la candelina argentata, scegliete quale delle due più che vi piace. Quindi prenderò un mazzo di tarocchi, vedremo un po' che tipo di situazione abbiamo davanti. Ovviamente voi lo sapete che non vi può corrispondere a tutti, prendete quello che vi risuona. Quindi se vedete che proprio non è la vostra, lasciate totalmente andare, o ascoltate l'altro oppure chiudete. Lo sapete che siete tantissime, tantissime energie, ovviamente non può corrispondere a tutti. Siete sul canale Il Veliero Senza Nome, io sono Perla, per quelli che magari sono nuovi di questo canale. Benissimo, io credo di aver detto tutto per il momento e partirei con la candelina dorata, che la mettiamo qui. Ho messo anche la musichetta oggi, eccola lì, la nostra candelina dorata. Quindi mi rivelerà che, vediamo che cosa questa persona vi rivelerà, la persona che a voi interessa. Allora, dunque, comincio, apro un mazzo di tarocchi, così vediamo, qui con i tarocchi delle streghe, vediamo che situazione c'è qui davanti per te. Ti chiamo candelina dorata, ok? Così magari ti do un nome, tutti quelli, insomma, che guardano la candelina dorata, però ti chiamo candelina dorata perché così almeno sai che sei tu che stai guardando. Allora, candelina dorata, che cosa c'è per te qua? Che situazione c'è per te qui? Guardate, questa proprio vuole uscire. Io ovviamente la tiro fuori perché balzava da sola. Quindi vediamo cosa ci vogliono dire le carte a voi. Intanto, che situazione c'è qui? E poi vedremo quali sono le rivelazioni. Anche questa viene fuori. Quali sono le rivelazioni che vuol farvi questa persona? Ok, se ci sono delle rivelazioni che vuol farvi, anche in base alla situazione che abbiamo di fronte, no? Allora, prendo tre prime carte, poi vediamo. Da qui capisco che tipo di situazione c'è, ve lo dico, così già sapete se è il caso o no di seguire il resto, no? Perché se non vi risuona è inutile, così non perdete tempo. Abbiamo il 9 di coppe, il 7 di spade
aspettate, lo metto qua. E il 9 di bastoni. Ecco qua, questo che è. Allora, io qui vedo questo 7 di spade, mi indica una persona che ha tradito, che tradisce. Quindi evidentemente questa persona che voi state pensando vi ha tradito, o in qualche modo vi siete sentite tradite, ingannate da questa persona. Quindi questa persona sembrerebbe che sia stata falsa con voi, che vi abbia fatto un qualcosa. Potrebbe esserci stato anche un litigio tra di voi, ma al momento che apro questa variante vedo che qui ci sono delle cose che non vanno, che qui ci sono inganni e tradimenti. Può anche darsi che la persona che state pensando si sia sentita tradita da voi a sua volta, però qui c'è una sensazione o di freddo o di no contact tra due persone che in questo momento non si stanno frequentando, non si stanno vedendo. Però vi manca un qualcosa, vedete qua è uscito il 9 di coppe, il 9 non è 10, quindi manca ancora qualcosa alla soddisfazione completa. Quindi in questo momento voi ve la passate bene, state passando un bel periodo, magari avete un buon lavoro, avete una famiglia, che persone che vi vogliono bene, amici e quant'altro, quindi magari avete una certa soddisfazione personale, magari anche sul lavoro, però o anche se non sul lavoro, nella vita in generale, però vi manca qualcosa, e quel qualcosa che vi manca è la soddisfazione in campo amoroso, e nella fattispecie vi manca questa persona. Questo è quello che mi viene in mente di dirvi. E pare che questa persona sia un po' non sia molto, come possiamo dire, non vi sia molto favorevole in questo periodo, come se in qualche modo anche lei, come dicevo prima, si sentisse ingannata da voi, come se anche voi gli aveste fatto qualcosa, cioè c'è un qualcosa che non va tra di voi, quindi c'è questa situazione. Quindi se diciamo a questo punto vi siete ritrovati, continuate a seguire, se no lasciate andare, perché vuol dire che non è la vostra variante. Ora vediamo il perché di queste insoddisfazioni, di queste problematiche con un altro mazzo di tarocchi, e poi vediamo che cosa vi rivelerà questa persona quando ovviamente vi rivedrete. Quindi vediamo altre cose su questa situazione, com'è la situazione al momento, quindi oggi che stiamo parlando, perché qua potrebbe essere un qualcosa di pregresso, queste tre carte. Com'è oggi la situazione, com'è tra queste due persone, Candelina Dorata e la persona che sta pensando, com'è la situazione adesso. Paggio di spade, questa persona, anche se non vi state vedendo, vi spia, vi controlla sui social e guarda cosa fate, ok? Quindi se per caso, insomma, non vi siete lasciati tanto bene, se magari questa persona spiando vi vede con altre persone, magari che vi divertite, magari che date l'impressione di non sentire la sua mancanza, sicuramente a questa persona questa cosa non piace. Oltremodo anche voi potreste guardare lui cosa fa, o lei, ovviamente se siete uomini volgetelo dall'altra parte. Vediamo ancora. Al momento appunto questa persona ha tanti conflitti con se stesso, forse c'è un senso di colpa nei vostri confronti, magari in un certo qual modo si sente anche in competizione con voi, no? Vedendovi tutta felice e serena, magari lui invece sta male, soffre per voi, o magari soffre perché la sua vita non è meravigliosa in questo momento, insomma tante cose contribuiscono a non, come possiamo dire, ad allontanarlo da voi. Quindi anche se non siete lontani, magari se non siete in due città diverse, anche se questa persona dovesse abitare a 3 metri da voi, non si sente in sintonia con voi, vi sente lontane, fredde e distaccate, no? Vediamo ancora. Però lui è un re di coppe, quindi vi ama, ha comunque, nonostante tutto, dei sentimenti di amore
di affetto, di sentimento nei vostri confronti. Quindi il sentimento c'è, nonostante tutti questi suoi pensieri negativi, lui vi ama, dei sentimenti nei vostri confronti. Ora voglio vedere però se questa persona è libera, diciamo, se non ha un'altra donna oppure no. Intanto vi dico che il re di coppe come segno zodiacale potrebbe essere un cancro, uno scorpione o un pesce, un segno d'acqua, oppure avere l'ascendente uno di questi segni. Vediamo però se questa persona ha o no qualcuno accanto, cioè se c'è un'altra donna insomma nella sua vita. Qui attende un qualcosa, in questo re di bastone, in attesa di un qualcosa che arriva all'orizzonte. Guardate quest'uomo che guarda all'orizzonte, sta attendendo un qualcosa. E intanto lavora nell'attesa che qualcosa cambi. Quindi pare che attende ma non agisce nei vostri confronti, questa persona. Però un qualcosa accadrà. Che cosa? Comunque al momento io non vedo totalmente altre donne nella vita di questa persona, però voglio tirare ancora qualche carta per essere sicura che non ci siano presenze femminili. Ovviamente non intendo una persona che è separata, perché ovviamente se è separata non la contiamo, anche se dovesse avere dei figli, ma intendo una relazione ufficiale o comunque una relazione con un'altra persona, cioè altre donne insomma nella sua vita in questo senso. Qui vedo una sezione di collaborazione, di lavoro. Forse voi questa persona l'avete conosciuta su un luogo di lavoro, o forse avete fatto dei progetti con questa persona, oppure questa persona in questo momento è molto dedita al suo lavoro. Anche qui abbiamo visto questa persona che lavora, quindi può anche darsi che sia molto presa dal lavoro anche per non pensare a voi, è possibile. Non vedo ancora altre donne, voglio però tirare l'ultima carta per essere sicura che qui non ci siano di mezzo altre donne, anzi altre tre carte. Questa persona è molto attaccata a quello che ha, quindi non è una persona che cambia idea facilmente, vi desidera sessualmente e spera di avere successo con voi quando tornerà da voi. No. Allora, io qua non vedo altre donne nella sua vita. Ovviamente può anche darsi che ci sia, ma io qui non la vedo. Un'altra donna io non la vedo nella vita di questa persona. O se anche dovesse esserci un'altra donna, per lui conta quanto il due di briscola, perché dalle carte non viene fuori. Quindi qui questa persona dovrebbe essere libera da queste carte. Però ovviamente poi dovete cucirlo sempre su di voi, però altre donne qua non ne vedo nella sua vita. Vedo che vi desidera fisicamente e che c'è un avanzamento, diciamo, nei vostri confronti. Cioè questa persona innanzitutto è sicuro del vostro amore, non so come mai, però in questo momento non credo sia o abbia dimostrato gelosia nei vostri confronti, e poi se vi controlla penso che sappia più o meno cosa fate, e a breve vi darà delle comunicazioni, quindi vi farà queste rivelazioni. Vediamo che cosa vi dirà. Quindi quali sono queste rivelazioni che vi farà? Ovviamente a questo punto, se voi sapete che questa persona ha un'altra relazione ufficiale, o questa variante non è per voi, oppure questa persona per lui non conta più nulla, cioè è una donna che gli sta accanto ma a lui, di lei non importa sinceramente un bel fico secco, tanto che non esce completamente dalle carte ma uscite solo voi, l'amore che nutre per voi. Però da questo quattro di denaro è una persona che, diciamo, che ha un alto senso della morale, che si tiene stretto quello che ha, è una persona anche molto legata alla materialità, al denaro, perché il denaro secondo lui serve, no? Mi viene anche in mente che questa persona sia molto razionale, molto pragmatica, legata alla materialità. Oltremodo però vi desidera sessualmente e comunque ha dei sentimenti per voi. Quindi c'è questa dualità in lui. Vediamo cosa vi direbbe, quali saranno le rivelazioni che vi farà. Vediamo. Prima o poi staremo insieme perché lassù qualcuno ci ama.
Quindi probabilmente lui sente che c'è un ostacolo tra di voi, comunque, degli ostacoli. Mi viene in mente che forse siete voi che siete impegnate con un'altra persona, visto che lui dalle carte non esce fuori. Questa è una possibilità. Ti ho sempre nella testa, ma questo l'abbiamo visto dalle carte, che questa persona vi desidera, quindi è per forza che vi è sempre nella testa. Quindi queste sono due rivelazioni che vi farà. Poi, è ora di pensare a noi, quindi hai intenzione finalmente di regolarizzare la situazione con voi, qualunque che sia ciò che lo tiene lontano da voi. Quindi se è vero che voi avete una relazione ufficiale, siete voi che state guardando ad avere una relazione ufficiale, vi chiederà proprio ufficialmente di fare qualcosa di concreto per lui o per lei. Piango per te, quindi è molto rammaricato del fatto che non vi vedete, che non state, che non sta insieme a voi. Guardate che belle cose vuole dirvi, eh? Ancora, mi piaci perché sei una donna di gran classe, quindi siete delle donne che vi abbigliate in un certo modo, o uomini, insomma, volgete dall'altra parte, che vi abbigliate in un certo modo, vi curate molto la vostra persona, quindi andate dal parrucchiere, o se non andate al parrucchiere ci tenete comunque, non so, a farvi belle, ad avere un vestito un po' particolare, magari con gli accessori abbinati e quant'altro. Ovviamente quando avete tempo, perché magari siete delle donne molto impegnate, però quando avete tempo ci tenete a farvi belle, a pensare insomma al vostro look. Avrei potuto darti di più, quindi questa persona è veramente rammaricata nei vostri confronti, è pentita se è vero che ci sono state delle parole tra di voi. Però io qui non vedo tante carte di spade, quindi non credo che il motivo per cui adesso voi non mi state vedendo sia così grave. Ecco, candeline dorate che mi state guardando, anche perché questa persona ha dei bei pensieri nei vostri confronti. Tornerò da te, aspettami. A questo punto chiudo, perché è evidente che questa persona a voi ci tiene parecchio. E niente che dire, spero che in qualche modo vi siate ritrovati o ritrovate. Ovviamente se non vi ritrovate vuol dire che la stessa non era per voi, ma secondo me un qualche messaggino, voi che avete scelto questa candelina dorata, per voi c'era. Va bene, io vi lascio e vi do appuntamento alla prossima volta. Un grosso saluto dalla vostra amica Perla, ciao! Bene, adesso io metto via, devo avere il tempo, poi ovviamente metterò i minuti, avere il tempo di mettere via questa variante per sceglierne un'altra. Cambiamo la candelina. Tocca adesso agli amici della candelina argentata, per voi amici della candelina argentata. La domanda è sempre quella: mi rivelerà che? Allora, vediamo se viene fuori un qualcosa di totalmente diverso dalla prima variante. Questa volta parto con queste carte dei tarocchi marsigliesi, che altro fanno pandan con la tovaglia natalizia, vero? Abbiamo detto che adesso parte il periodo natalizio, quindi abbiamo cambiato un po'. Questa proprio vuole uscire, quindi la teniamo, l'asso di denari. E con la location, no? Con pandan, con quello che c'è. Anche questa voleva uscire, tiro fuori, oggi vogliono parlare, ecco. Oh, che belle carte, il sole e l'asso di denari, guardate, proprio sono uscite, proprio sono volute uscire da sole, facciamo parlare loro. Quindi questa persona vi rivelerà che, oh guardate, proprio da sola anche questa, vogliono parlare tutte. Abbiamo un 6 di spade qui. 6 di spade, l'imperatrice, ma guardate, carte belle, 4 di denari,
5 di spade. Devo tirare qualche altra carta perché non mi è ancora chiara questa situazione. 3 di bastoni. Allora, qui sicuramente, adesso vedo il giro, qui sicuramente partiamo da una situazione in cui la vostra relazione era partita nel migliore dei modi. Sembrava che fosse questa la persona della vostra vita, perché il sole e l'asso di denari sono due carte molto belle. Poi però è accaduto un qualcosa che ha rovinato questa situazione. Tra l'altro quest'uomo vi vedeva come la sua imperatrice, quindi... proprio per lui contavate moltissimo, eravate, vi considerava la donna della sua vita, però poi è successo un qualcosa che vi ha allontanato, perché poi qua vedo questo 6 di spade, poi il 4, che in questo caso è il 4 di denari, indica proprio la chiusura, la rigidità, quindi c'è stato un qualcosa, poi anche il 5 di spade, il conflitto, le problematiche. E poi qua c'è proprio il blocco della situazione, qui c'è un blocco, un'attesa di un qualcosa. Quindi secondo me voi, allora inizialmente avete avuto questa relazione amorosa o anche un flirt, magari non è detto che la relazione si sia svolta in sé, potrebbe essere stato anche un flirt che inizialmente sembrava tutto bello, però poi qualcosa lo ha, insomma c'è stato un arresto brusco. Può anche darsi che questa persona di punto in bianco vi abbia... si sia allontanata da voi senza dirvi nulla, senza darvi delle spiegazioni plausibili, e voi adesso questa persona non la state vedendo, c'è questo blocco, e tra l'altro esattamente non capite neanche bene per quale motivo questa persona si è allontanata da voi, però adesso c'è un'attesa più che altro da parte vostra anche di capire perché questa persona si è allontanata. Prendo un altro mazzo perché voglio capire che tipo di situazione abbiamo qui, perché qui capisco che questa persona si è allontanata all'improvviso da voi, ma c'è questa chiusura improvvisa nei vostri confronti, immediata, che anche vi ha lasciato di stucco, diciamo. Vediamo se magari per voi questa persona ancora conta molto e la pensate e ancora sperate in un futuro assieme a questa persona, però momentaneamente quest'uomo è uccellin di bosco, nel senso che è scomparso, o almeno pare scomparso dalla vostra vita. E tra l'altro non è molto ben disposto nei vostri confronti, eh? Allora, abbiamo qui la carta dell'imperatore e la carta del 5 di bastoni, ancora conflitti. E tra l'altro questa è una persona molto orgogliosa, molto testarda, che bisogna fare sempre come dice lui, e tra l'altro è anche un Peter Pan, uno che va e che viene. Non è una bella persona questa, però è una persona con cui si può pensare di costruire qualcosa. Qui abbiamo anche la morte. Questa persona quindi proprio considera finita la relazione. Tra l'altro è anche bella boriosa, perché pensa che tornando da voi voi lo riaccogliereste a braccia aperte. Probabilmente avete dato modo di pensare questo, forse avete continuato a tempestarlo di telefonate e messaggi quando vi appiantate, per sapere per quale motivo si è allontanato. Magari non siete state buone buone ad aspettare le sue notizie, per alcuni di voi, non dico per tutti. Questa persona vi ha ingannato anche, o almeno voi vi siete sentite ingannate da questa persona. Sperate, nonostante tutto, però, che torni da voi, anche se quest'uomo, diciamo, caratterialmente non sembra una persona tanto affidabile, io ve lo dico dalle carte che sono uscite, non mi sembra molto affidabile. Guardate, il 5 di denari, la rigidità,
l'aridità, il sentirsi al freddo, sentirsi desolati. Questa persona ha lasciato solo macerie intorno a sé. Mi sembra strano che voi chiedate che torni da voi questa persona, non sembra una persona granché affidabile da queste carte. Tra l'altro quest'uomo potrebbe anche avere un'altra persona, cioè stare con un'altra persona, avere magari un'altra donna ufficiale. È parecchio che non la vedete, potrebbe essere passati anni, La carta della giustizia. Io credo che questa persona sia anche, abbia anche un'altra donna ufficiale, anche dei figli, al di là di tutto, e che vi ha fatto parecchio male, questa persona vi ha fatto molto molto male. E voi siete qui a piangere sulle coppe versate. Beh, sinceramente io non credo sia il caso di piangere su una persona così. A me non piace affatto questa persona, non mi piace per niente questa persona. Vediamo qualche carta delle Sibille. Almeno da queste carte non mi sembra una bella persona, poi magari mi sbaglierò. Ovviamente a questo punto, se non vi corrisponde, lasciate andare, perché dal tipo di persona che è venuta fuori, se voi sapete che questa persona non è così, vuol dire che la variante non è per voi. Carta delle Sibille. Disperato per gelosia. Amore. Voi proprio questa persona ancora la volete, però siete anche molto gelose di lui e l'amate ancora. E l'aspettate con costanza, però questa persona secondo me non vi merita, almeno da queste carte. Vediamo cosa dicono gli angeli, Vediamo una carta degli angeli, cosa ci consigliano in questa situazione un po'. Poi ovviamente vi dico anche cosa vi rivelerà o cosa pensa, perché che torni da voi al momento da queste carte io non credo, Ama il tuo corpo. Dice di amare voi stesse, voi stessi, e di lasciare andare pensieri negativi. Forse di amarvi, di amare di più voi stessi, di dedicarvi a voi stesse, perché questa persona vi ha rubato, secondo me, parte della vostra vita senza darvi nulla in cambio e voi non ve lo meritate. Quindi amatevi e pensate di più a voi stessi, perché questa persona non credo che vi meriti molto, vi dicono gli angeli. Adesso vi dico le parole che vi direbbe questa persona, ma vediamo che vi direbbe, perché da qua non vedo che questa persona voglia parlare con voi. Per questa persona secondo me la relazione è bella e che chiusa, visto che è anche impegnata e che comunque non è seria, non mi pare una persona seria. Però vediamo cosa comunque vi direbbe. Sono deluso, lui oltremodo, anche deluso. Non volevo ferirti, ci credo poco. Mi hai rubato il cuore. Però avrei potuto darti di più, questo sicuramente. Volendo spezzare una lancia in suo favore, non sono libero, capirai, l'abbiamo visto che non è libero. Ti sogno ogni notte. Vabbè. Non riesco a dimenticarti. Mi sento sotto pressione e devo distaccarmi. Quindi vedete, questa persona non è una persona seria. Sicuramente avrà provato dei sentimenti per voi. Non è detto che non li provi ancora, però non guaglia, non fa nulla e in più non è una persona, secondo me, affidabile. Io vi consiglio di pensare a voi stessi, a voi stesse, e di andare altrove a cercare un'altra persona, perché questa persona qua secondo me potete anche aspettarla se volete, ma le cose nella vita cambiano. Ma se vi è corrisposto tutto, non so se vi conviene, pensateci un attimo, almeno così dicono queste carte. Poi ovviamente se non vi corrisponde non è per voi, quindi
lasciate perdere ogni cosa che è stata detta, eh? Fate un consulto personale, magari per, anche se vi ha corrisposto, vi consiglio di fare un consulto personale con qualche qualcheduno per essere sicure, ecco, se sospettate che sia così, ecco, va bene? Benissimo, io vi lascio, mi dispiace della stessa un po' negativa, però non sempre le stesse sono positive, lo sapete. E niente, io vi auguro di passare un bel fine settimana e noi ci vediamo la prossima volta. Un grosso bacione dalla vostra amica Perla. Ciao!